E ciao a tutte. Scusate per il disordine, ma adesso ci mettiamo un po' più in ordine. Faccio un po' di spazio. Allora, ragazzi, oggi vi voglio parlare di detersivi che ho. Ecco, tutti questi detersivi qua. È da un po' di tempo che mi vedete che sto pulendo la casa con meno detersivi, ma non per quello, non ho ancora dei detersivi in casa. Prima di tutto incominciamo con i detersivi tipo questo qua, tipo questo. Allora facciamo così, ragazze. Facciamo una cosa alla volta, che così vi spiego. Allora, a me mi è rimasto ancora la trialina qua, avvio. La trialina avvio per cosa uso? La trialina avvio lo uso per smacchiare le cose di colla, quando rimane un po' di colla. Anche un chewing gum che si attacca da qualche parte, ecco. E lo potete utilizzare a Vio, ecco, pulisce tutta la colla. Questo qua pulitore per i tappeti, che prenderò anche questo. Ho delle pastiglie in candeggina che ce l'ho tipo questo. C'è anche un altro, anche qua. Sempre le pastiglie di candeggina, anche queste, che le metto dentro vacuum. Un'altra cosa di candeggina che ce l'ho tipo qua, che un altro boccetto, lo finirò anche quello. E questo lo metto già via. Faccio questo video qua? Per farvelo capire cosa finiremo quest'anno. C'è rimasto un goccino anche di questo. E smacchiatore, ogni tanto lo spruzzo giusto per finirlo. Ho qualche detersivo ancora giù in garage, ragazzi, che Vanish, secondo me, forse qualche detersivo anche per lavatrice, ecco. Allora, questo eliminiamo. Questo praticamente per lucidare i metalli. Ecco, ogni tanto uso anche questo, giusto per finirlo, anche se posso anche non comprare. Allora, tutte queste cose qua che adesso vi metto d'altra parte, ho intenzione di non comprare più, ok? Ecco, e anche questi li mettiamo via, di là. Allora, un'altra cosa, ce l'ho ancora anche la candeggina delicata, anche questo lo mettiamo di là. L'altra cosa, ho anche un'occhina, anche quella la mettiamo in là. E questo bagno disinfettante, anche se mi piace, però anche questo lo mettiamo sempre di là. Allora, vetri delle ragazze, ce l'ho anche questo qua per i vetri, che era nascosto in fondo in bagno, non mi ricordavo neanche di averlo, tra l'altro. Brava. E anche questo che non mi piace neanche un po', finiremo anche questi. Questi qua li finiremo a usare così per spruzzare, anche nella box doccia, sapete? Questo qua per il vetro andrà benissimo. L'unica cosa che mi piace di tutti questi spruzzini qua, ormai sapete, che mi seguite da tempo, è l'Ajax che pulisce benissimo. Ma anche questi li mettiamo di là. Allora, l'altra cosa, visto che mi è venuto in mente adesso, è la cera che avevo comprato l'ultima volta, perché ho anche questo pezzo qua di cera un pochettino, che ce l'avevo anche trasparente. Ne ho un altro boccetto di cera, però questo possiamo lasciarlo qua. Questo lo finiamo in frattempo. Questo non mi piace, ho pagato poco, però come cera non mi piace perché secondo me non fa niente, ecco. Allora, un'altra cosa che mi è rimasta ora, no, questo lasciamo qua. Questo anche questo lasciamo qua. Anche questo, volendo, possiamo lasciarlo qua.
Allora, ammorbidente. Ammorbidente, sapete già chi mi segue da tanto tempo che ammorbidente non lo uso. Questo boccetto qua è a metà, è un altro boccetto, giù in garage anche, di ammorbidente che lo userò lo userò come antistatico per i mobili, ecco. Lo usiamo per spolverare, ecco, questa cosa qua. Dopo, un'altra cosa, anche questo detersivo qua invece va bene quasi per tutto, però ho intenzione di non comprare neanche questo. L'altra cosa che ho, anche questo detersivo per i pavimenti, ecco, giù in garage ho altre due o tre boccette di detersivo per i pavimenti che quest'anno finiremo, spero. Che finiremo anche quelle e spero di non comprare più queste qua. E poi direi ragazze che no, c'è rimasto ancora questa cosa qua. Questa qua massima efficacia su ruggine che non so per quale motivo l'avevo comprato, però questo non l'ho comprato perché non fa niente, ecco. Però da qualche parte lo finiremo, ecco, almeno spero. Ebbene sì. Allora ragazzi, qua sul tavolo ci è rimasto poche cose. Ci è rimasto la perlana per lavare i vestiti in lana. Ci è rimasto detersivo che ho fatto io in casa, che ci è rimasto ancora a metà. Allora, queste cose qua, allora perché ho fatto questa distinzione qua? Perché ho intenzione... no. È rimasta un'altra cosa, ragazzi, scusate. L'alcol. Anche l'alcol credo di non comprarlo più. Lo mettiamo di là. Cosa ci rimane da noi? Sul tavolo ci rimane. Stavo dicendo, ci rimane queste due cose qua. Allora, intanto ho questo boccetto qua, forse ne ho altri due. Questo può darsi che lo comprerò ancora, non lo so. Detersivo, intanto proviamo a fare qualche altra ricetta per detersivo e finché non arriveremo a una ricetta giusta per fare detersivo a casa, ok? E un'altra cosa che credo di non arrivarci, però non si sa mai nella vita, per il momento comprerò ancora questo detersivo qua per la lavastoviglie, ecco. E direi che cioè, qua e qua è ancora niente, ok? Però sono sicura che lo comprerò. Bene, ragazzi, siamo arrivati al dunque. Mi è rimasto l'aceto, che finirò anche l'aceto, però non so se l'aceto ci servirà. Per fare detersivi, ma può darsi no perché aceto posso sostituire con acido citrico. Quasi quasi lo rimettiamo da quella parte lì. Ed eccoci qua, ragazze. Ho fatto questa distinzione qua, come avevo detto, perché ho intenzione di fare con queste cose qua in casa. Ecco. Cosa ci rimane? Allora, qua è la stessa cosa. Qua acido citrico che avevo fatto anche un detersivo per i piatti, può darsi che comprerò ancora detersivo per i piatti perché detersivo per i piatti possiamo comprare anche quello ecologico, ecco. Però detersivo per i piatti lo comprerò perché è più comodo più che altro, solo perché sono un po' ancora più di tanto, ecco. Allora detersivo per i piatti li comprerò ancora, ok? Detersivo per i piatti per fare questa cosa qua. Detersivo per i piatti poi alla fine lo possiamo utilizzare dappertutto, ecco. Sapete anche voi, ecco.
E niente, acido citrico lo uso dappertutto, lo sapete anche questa cosa qua, se qualcuno si è perso il video di acido citrico lo trovate lì sotto. Detersivo, allora, questi saranno i nostri ingredienti principali, direi. Questi sono i nostri ingredienti principali. Ah, ragazze, che adesso vi spiegherò tutt'altra cosa. C'era in plastica, così non si vende più, si vende adesso nei boccetti di vetro, e allora la cera le comprerò ancora, ecco, questo sì, sicuramente. L'altra cosa che comprerò anche olio, questo qua, per mobili, perché quando pulisco ogni tanto i mobili, quando voglio rinnovare un po' il mio legno, ci do con questo olio pronto qua. Mi piace mo molto, si chiama Pronto Olio Restauratore, e mi va bene, ecco. Questa cosa qua la comprerò ancora. Però per il resto, ragazze, andiamo avanti con queste cose qua. Ah, ce l'ho anche la cenere. La cenere mi servirà solo inverno. Questo qua, la cenere, tra l'altro, dell'anno scorso. E niente, la cenere mi serve, la uso solo per pulire il vetro della stufa, ecco. Volendo possiamo usare anche per altre cose la cenere, però trovo che per i nostri lavandini può darsi che è un po' pesante, ecco, più che altro, solo per quello. Il resto, ragazzi, ci rimane. Ecco, qualcuno mi ha chiesto che sapone di Marsiglia ho usato un altro giorno, ho usato questa qua, che costava meno. Ecco, e siamo arrivati al dunque, ecco. Spero nel 2024 arrivare solo queste cose qua, comprare solo, esclusivamente queste cose qua, queste che vedete sul tavolo. C'è rimasto detersivo per i piatti, detersivo per la lavastoviglie, detersivo per lana, olio pronto, la cera e queste cose qua. Sapone di Marsiglia sicuramente. Sapone di Marsiglia comprerò sicuramente. Sapone alga, che ci servirà per tantissime ricette. E poi qua, acido citrico, ragazzi, sicuramente acido citrico, anche quello lo comprerò sempre. E poi ci rimane queste tre cose qua. Ecco, forse vi devo dire di queste tre cose qua. Allora, primo è carbonato di sodio, questo qua. Questo è percarbonato di sodio e questo è bicarbonato di sodio. Ecco, tantissime volte, adesso vi spiego meglio queste tre sostanze qua. Aspettate che scrivo anche una cosa che così vi rendo una cosa un po' più facile, ok? Ed eccomi qua, forse sarà una cosa un po' più chiara. Allora, tante volte uno mi dice, ma hai messo bicarbonato? Hai messo carbonato? No, allora, intanto questo è bicarbonato, vedete? Io ho distinto così, così vedete cosa c'è. Allora, questo è bicarbonato, questo è carbonato di sodio, che sarebbe sodio solvay, e questo è percarbonato di sodio, solo che non ho nessuna scatola di farvelo vedere, però percarbonato di sodio, ok. E prima di tutto, forse meglio che parliamo di questo, è percarbonato di sodio. Ecco, vi ho scritto, scusate per la mia scrittura, che non scrivo molto bene, però come vedete vi ho fatto tre formulazioni. Allora, hanno tre formulazioni diverse, una diversa da quell'altra, non sono uguali. Ecco, prima di tutto il percarbonato di sodio c'è perossido di idrogeno, ok? Perossido di idrogeno è quello che sbianca. Ecco perché il percarbonato di sodio lo usiamo per sbiancare i nostri capi. Lo mettiamo in lavatrice per sbiancare i nostri
i nostri vestiti, ecco, e per sbiancare, anche per smacchiare, ecco, anche per smacchiare le macchie di vino, di caffè. E di pomodoro, ecco, che ogni tanto non va via, però usando percarbonato di sodio lo possiamo sbiancare con le macchie lì, ok? Ecco, e anche un'altra volta l'ho usato percarbonato di sodio anche per sbiancare le mie piastrelle, ok? È stato percarbonato di sodio, ecco. Così questo lo possiamo già mettere qua da parte. Sono tutte cose che io ho intenzione di ricomprare, ok? Allora, ho intenzione anche di comprare soda Solvay, che è carbonato di sodio. E perché ho intenzione di comprare? Ho intenzione di fare anche qualche detersivo con il carbonato di sodio, ok? Come vedete, già tra i due, qual è la differenza? Nella tabella periodica, idrogeno è quello più leggero di tutti quanti nella chimica, ok? Ecco perché noi bicarbonato lo usiamo anche in cucina, lo possiamo usare anche come lievito. Ecco, lo possiamo aggiungere anche come il pomodoro, come dite voi, no? Uno usa anche il pomodoro, ecco. Per tirare via acidità, ecco, quello sì. Poi ci sarebbe un'altra cosa a proposito di pomodoro, ragazzi. Un'altra volta vi ho chiesto che pomodoro mi consigliate perché sto finendo quello in casa. E tanti pomodori quelli in vendita, il pomodoro è molto acido. Ecco, so che si può, io di solito lo usavo bicarbonato per tirare via l'acidità. Qualcuno mi ha scritto anche per il zucchero, ma questa è un'altra storia, ok? Però già che c'ero, vi ho detto anche questa cosa qua. E niente, ragazze, e anche queste due cose qua li comprerò sicuramente. Come vi ho già detto, perché qualcuno ha capito anche, no? Perché dice: ma come mai questa qua pulisce con una cosa, con l'altra, faccio le mie prove, ragazze. Io vorrei arrivare a non comprare tutti quei detersivi lì che le ho messi lì, ma comprare solo queste cose qua, ok? Solo esclusivamente queste cose qua. Ecco, detersivo per i piatti anche, questo qua. Questa cosa qua e basta. Vorrei comprare solo queste cose qua. Spero di arrivarci a fare questa cosa qua pian pianino e giustamente le cose che ce l'ho lì, lì finirò. Li consumiamo, ecco, che così la prossima volta sappiamo che non li dobbiamo ricomprare, ecco. E giustamente uno mi può dire: ma perché sei arrivata a questo? Io sono arrivata a questo perché ho intenzione di migliorarmi e non avere la casa piena di spruzzini, perché mi dà da fare, ecco, sono sincera, mi dà fastidio. Avere il bagno pieno di spruzzini, qua in cucina la stessa cosa. E vorrei arrivare a avere due o tre cose e basta. Non avere tutti questi spruzzini che non mi servono a niente, ecco. Come qualcuno giustamente mi ha detto: ma cosa stai lì a fare delle cose, ma non fai prima andare a comprare? Sì, il problema è quello, che non voglio andare a comprare. Non voglio più andare a comprare con tutte quelle cose lì che non mi servono a nulla, ecco. Se posso migliorarmi me stessa, migliorare la mia vita, perché no? No? Ecco, tutto qua, ragazze. Oggi tantissime chiacchiere, spero che vi ho fatto un po' di compagnia. E niente, ci vediamo la prossima volta.